Buongiorno a tutti e grazie di essere venuti. Una definizione del perché abbiamo organizzato un evento di questo genere e cosa stiamo facendo come vita. Innanzitutto ringrazio la Cafosteri che ci ha dato la disponibilità, organizzato anche in questa prestigiosa sala che è bellissima, e anche ai quasi tre relatori, i due principali sicuramente, anche ringraziando il professor Stevanato che oggi ci fa anche la cortesia di essere il moderatore, ma tra una settimana lo avremo anche come relatore a Vicenza. L'intenzione è di divulgare sempre di più questo tema della spesa pubblica e del debito pubblico, perché è un pochettino scomparso da tutti i vari discorsi di iniziative politiche, eccetera, perché è un tema particolarmente importante che ci riguarda tutti, quindi distintamente. È importante raccontarlo, capire anche quali sono le possibili alternative. Quest'oggi lo faremo anche con due relatori di primo livello, il dottor Carlo Cottarelli e il professor Michele Boldrini. Questo non è l'unico, è una serie di incontri che stiamo facendo in Italia per sensibilizzare sempre di più le persone, gli altri vari amministratori, l'Italia soprattutto formato da sindaci e consiglieri comunali, in cui però questo tema è un po' lasciato sempre in disparte e poco conosciuto nei suoi dettagli. Quindi lascio direttamente la parola al professore Stevanato, perché modererà sicuramente al meglio questo incontro. Grazie a tutti di essere venuti. Grazie, ringrazio a mia volta l'organizzazione e anche tutti voi. Io appunto avrei questo compito di moderatore e in realtà però qualche minuto per dare un punto di vista che sarà forse diverso, comunque complementare rispetto a quello dei relatori che poi parleranno, che hanno una formazione economica, mentre la mia è una formazione mista, ma tendente al giuridico, essendo io un docente di una materia giuridica, e però complementare anche rispetto al tema di oggi, cioè io mi occupo di tasse, mentre oggi parleremo di spesa. E ho fatto proprio due riflessioni in vista dell'evento di oggi, provando a individuare alcuni aspetti e meccanismi istituzionali e giuridici che rendono, a mio avviso, abbastanza difficile, complicano ancora di più la vita di chi invece tende a, come penso poi i relatori di oggi diranno, a ritenere che ci sia un problema di eccesso di spese in questo paese, di anche cattiva allocazione della stessa, che dovrebbe essere tendenzialmente risolto. Non già con maggiori deficit, ma con una riduzione della spesa accompagnata a quel punto da una riduzione del prelievo fiscale. Su questo, la tassazione che tipo di ruolo gioca? L'osservazione banale in partenza è che le imposte, i tributi in genere, sono l'altra faccia della spesa pubblica, cioè noi sappiamo bene che le spese dello Stato e degli enti pubblici vanno finanziate primariamente attraverso entrate di natura tributaria. Questa è una costante di tutti gli Stati e gli ordinamenti, con il superamento, diciamo, della finanza patrimoniale, cioè dei tempi in cui gli Stati riuscivano a finanziarsi senza chiedere necessariamente risorse ai cittadini. Oggi siamo in un ambiente in cui le entrate tributarie sono la grandissima parte delle entrate dello Stato. Anche poi il debito, in realtà solo in apparenza, solo se si cade in un'illusione, è una forma di finanziamento diverso. Tutti gli scienziati delle finanze concordano nell'individuare nel debito null'altro che una tassazione futura, cioè oggi faccio debito, ma domani quel debito dovrà essere ripagato, quantomeno dovranno essere ripagati gli interessi. E comunque il debito rimane sullo sfondo come una limitazione o un'ipoteca sulla capacità fiscale delle comunità. Quali sono i meccanismi cui facevo riferimento? Sono soprattutto il superamento dei tentativi di individuare nelle imposte un prezzo dei servizi. Anche l'altro giorno, ad esempio, sentivo un'intervista dell'attuale direttore dell'Agenzia delle Entrate che diceva che le tasse e le imposte sono il corrispettivo dei servizi. E in realtà non è esattamente così. Ormai da tempo i tributi sono ancorati alle ricchezze degli individui, cioè sono basate sulla capacità contributiva, sull'ability to pay. E questo
ha portato, soprattutto da noi, ma non solo nel nostro paese, ma da noi ha avuto delle conseguenze deleterie, a abbandonare, ad accantonare completamente un altro principio che è assai salutare per la sostenibilità della finanza pubblica, cioè il principio del beneficio. Questa chiave di lettura del rapporto tra tasse, quando dico tasse ovviamente mi riferisco principalmente alle imposte, quindi uso un gergo giornalistico non tecnico, ma i tributi in genere collegati alle capacità economiche fanno perdere di vista l'utilità che dalla spesa che quei tributi vanno a finanziare i singoli ritraggono. E questo porta anche a una serie di conseguenze negative, cioè si rischia di perdere il legame, il collegamento tra quant'è il livello opportuno di spesa da sostenere, come questa va allocata, perché poi questo, l'immediata ricaduta è quante tasse e chi paga le tasse necessarie per coprire la spesa. Se si vanno a vedere ad esempio i ragionamenti fatti in materia di tassazione e che permeano anche le decisioni di organi importanti che incidono su questi temi, come ad esempio si può riscontrare dalla lettura di molte sentenze della Corte Costituzionale, si vede che c'è l'idea ormai imperante e quasi esclusiva delle tasse, delle imposte come dovere di solidarietà. Quindi si concorre alla spesa pubblica non perché ci si aspettano dei benefici da parte di singoli individui o di comunità, ma solo perché c'è un dovere solidaristico. E questo porta a vedere in modo eccessivamente separato e atomistico il problema della tassazione e il problema della spesa, porta ad esempio ad avere delle forti reazioni di rigetto da parte di chi si oppone ad ogni introduzione di vincoli alla tassazione, parlo ad esempio anche di vincoli di carattere costituzionale, perché si dice poiché le imposte sono espressione di dovere di solidarietà, perché le imposte servono a garantire i diritti sociali, ergo non possono essere introdotti dei limiti di alcun tipo. Quindi non c'è più un'idea di capacità fiscale massima o comunque ragionevole oltre la quale lo Stato non dovrebbe andare, perché questo andrebbe a intaccare la prima parte della Costituzione, cioè i diritti sociali. Si può anche notare anche uno spunto di riflessione che vi giro di come invece il diritto di proprietà sia recessivo rispetto a questo, che il diritto di proprietà che non a caso non sta nei principi fondamentali, ma si trova nella seconda parte della Costituzione. Come se poi fosse vero che ogni Stato può permettersi i diritti sociali che è in grado di pagare, come se cioè ci fossero dei diritti scritti da qualche parte che comunque vanno garantiti al di là delle capacità fiscali degli individui. Questo ovviamente a me pare una premessa assai discutibile, anzi erronea. Dicevo, per fare un esempio di come questi discorsi poi impattino nelle decisioni, ad esempio della Corte Costituzionale, il tema della spesa come sorta di modo intoccabile emerge ad esempio nella sentenza sulla Robin Tax del 2015, la sentenza 10 del 2015 dichiara incostituzionale una sovraimposta limitata ad alcuni gruppi di imprese, le imprese del settore petrolifero, in quanto imposta selettiva che viola i principi di uguaglianza. Però a sorpresa la Corte che cosa dice in quell'occasione? Che l'imposta è incostituzionale ma non va restituita, con una sentenza priva di precedenti, perché altrimenti lo Stato dovrebbe far gravare il peso fiscale che non graverà più sui petrolieri su altre categorie di contribuenti più deboli. Dietro a questa concezione si vede in modo molto chiaro quello che dicevo prima, cioè non passa nemmeno per la testa dei giudici costituzionali l'idea che a un minore introito fiscale possa far seguito un taglio di spesa o un rinvio di decisioni di spesa già prese. Necessariamente nella visione della Corte quella minore imposta andrà coperta con altri tributi e siccome questi tributi verosimilmente andrebbero a colpire individui o categorie più deboli, ecco che addirittura si arriva al paradosso di un'imposta incostituzionale, ma che però non va restituita perché altrimenti si andrebbero ad alterare dei meccanismi redistributivi che evidentemente la Corte ritiene che non debbano essere toccati. Poi ancora i cortocircuiti tra entrate e spese si vedono bene in altre sentenze, penso che ne parleranno i relatori dopo, ad esempio la tematica forse la più importante
cioè quella della spesa pensionistica, che è la vera anomalia, il vero capitolo di spesa più importante nell'ambito del bilancio dello Stato italiano, laddove tentativi di intervenire sulle pensioni con tagli, con apparenti tagli pensionistici, sono stati, forse un po' a sorpresa, riqualificati dalla Corte Costituzionale come interventi di carattere tributario, cassati e dichiarati illegittimi per violazione ancora una volta del principio di uguaglianza. Io su questo poi, se c'entrano i relatori, magari mi riservo di interloquire su alcuni punti di questa vicenda. E poi ancora, l'impressione che dal mio punto di vista ho è che la tassazione sia diventata una variabile dipendente dalla spesa, cioè non c'è più l'idea per cui posso spendere quello che posso permettermi sotto forma di richiesta di imposte, ma che le tasse e le imposte seguano a ruota, debbano seguire le decisioni in termini di spesa, e questo ha portato, credo, a un livello sia di spesa pubblica, e questo ovviamente riferita in particolar modo a un paese con un debito come il nostro, sia pressione fiscale, con poi la qualità dei servizi che conosciamo, a dei livelli poco sopportabili. Infine, concludo dicendo quest'ultima cosa, che il tema della solidarietà individuale, cioè che ciascun individuo compie o dovrebbe compiere attraverso il pagamento delle imposte, a favore di individui magari bisognosi di assistenza o di trasferimenti da parte dello Stato, ha un versante e si traduce anche in una sorta di solidarietà tra territori. Il tema è particolarmente attuale alla luce dei referendum sull'autonomia, uno avuto che c'è stato in questa regione, come tutti sapete, laddove ancora una volta i meccanismi di tassazione, i meccanismi di devoluzione del gettito fiscale alle regioni sembrano, non dico fatti apposta, ma comunque congiurano verso una scarsa attenzione al principio del beneficio, per cui ci sono territori che esprimono una capacità fiscale che viene, per così dire, sfruttata a vantaggio non dei cittadini di quei territori, ma per fare una non meglio chiarita solidarietà a vantaggio di regioni meno ricche o più povere, ma che al tempo stesso non sembrano fare buon uso dei soldi che ricevono nella spesa, o comunque lo Stato che interviene in quelle regioni non sembra fare buon uso. E anche qui l'elemento di fondo, cioè il centralismo finanziario che in questo paese permane anche dopo la legge Delega del 2009, non favorisce certo una riduzione della spesa e conseguentemente delle imposte. Basti solo pensare che il meccanismo di finanziamento delle regioni, quelle a statuto speciale in primis, ma anche quelle a statuto ordinario, passa per i meccanismi delle compartecipazioni a tributi erariali. Ecco, vedete, i tributi vengono decisi sempre a livello centrale, il livello non può essere modulato diversamente sui territori. Quindi si ha la seguente situazione: le regioni a statuto ordinario, che devono essere soggetti attivi di solidarietà, lamentano l'esistenza dei famosi residui fiscali da cui le spinte autonomistiche che conosciamo. Ma anche le regioni a statuto speciale, che riescono a trattenere un maggior gettito sul territorio, rischiano esse stesse di dar vita a meccanismi di spesa inefficienti e sovrabbondanti, perché non possono ridurre autonomamente la pressione fiscale sui loro cittadini, hanno il vantaggio di avere maggiori risorse che però vengono usate necessariamente per spendere di più. Ma non è detto che questo spendere di più sia una buona cosa. Quindi, anche sotto questo profilo, andrebbe probabilmente ripensato il meccanismo di finanziamento degli enti locali e delle regioni con una vera autonomia tributaria, che ad oggi di fatto non esiste. È un'autonomia solo di facciata, e purtroppo nei rari casi in cui le regioni tentano di riappropriarsi questi residui spazi di autonomia, è puntuale il ricorso dello Stato alla Corte Costituzionale, che svela come lo Stato rivendichi continuamente questo centralismo. Quindi tutte le volte che le regioni tentano di abbassare l'imposizione fiscale sui propri territori, ecco che lo Stato ricorre alla Corte per lamentare una violazione delle proprie prerogative. Ecco, questo è un quadro istituzionale che mi sembrava doveroso indicare come premessa degli interventi
e seguiranno, che purtroppo non è che inducono a essere granché ottimisti, ma comunque io mi fermo qui e dopo darei la parola al dottor Cottarelli che ci dirà il suo punto di vista. Allora, grazie, sono molto contento di essere. Sono molto contento di essere qui con voi per due motivi. Innanzitutto perché credo sia molto giusto, cioè, sensibilizzare l'opinione pubblica su questi temi. Secondo perché io sono tornato da poco in Italia, proprio per questo ho lasciato il Fondo Monetario Internazionale, mi sono dimesso prima della scadenza del mio mandato, perché credo che in un periodo che ci porterà alle elezioni sia molto importante parlare di temi che spesso i partiti politici vogliono evitare. Ho creato presso l'Università Cattolica di Milano questo osservatorio sui conti pubblici italiani che ha lo scopo di tutto fare chiarezza, dare più informazioni più chiare su quello che sta davvero succedendo e secondo anche di spingere certe idee appunto che il debito pubblico è troppo elevato, che la spesa pubblica c'è ancora tante cose che non sono giustificabili. Se ci riusciamo occorre ridurre anche la tassazione e poi occorre avere i conti pubblici trasparenti, più trasparenti di quelli che sono al momento. Fra l'altro, se siete interessati a ricevere i nostri comunicati stampa e le nostre pubblicazioni, lasciatemi il vostro indirizzo e vi faccio inserire, quindi riceverete tutto quello che produciamo. Oggi abbiamo cominciato col primo comunicato stampa sulle pensioni, poi magari vi dirò qualcosa in proposito. Allora, debito e spesa pubblica. Debito, conoscerete i dati principali, forse il debito attualmente è pari al 132% del nostro prodotto interno lordo. Se il mio reddito fosse 100, il mio debito sarebbe 132. È il livello più alto nella storia d'Italia, tranne che nel periodo della prima guerra mondiale. Seconda guerra mondiale siamo arrivati al 100% del PIL. Siamo al 132%, è uno dei livelli più alti al mondo, sapete soltanto in realtà il Giappone e la Grecia hanno il livello di debito più alto di noi, ma il Giappone è un caso particolare perché il governo giapponese ha moltissime attività finanziarie e una buona parte del debito è anche detenuto dalla banca centrale giapponese, al netto delle attività finanziarie che poi sono titoli di Stato del governo giapponese e dei prestiti, dei titoli detenuti dalla banca centrale giapponese, il debito pubblico giapponese è del 70% del PIL, molto più basso del nostro, anche facendo simili aggiustamenti. Quindi il peggio di noi in realtà ci sta soltanto la Grecia, sapete in che condizioni è la Grecia. Il debito pubblico troppo alto porta al rischio di crisi, frena l'economia perché è un fardello per l'economia, comporta tassi di interesse più alti, assorbe risorse che potrebbero andare a finanziare il settore privato. Tassi di interesse, i pagamenti di interesse più alti richiedono tasse più alte, questo è un altro motivo per cui il debito fa male all'economia. E infine, se il debito è basso, nei momenti in cui c'è davvero bisogno di sostenere l'economia, si potrebbe aumentare un po', tagliare le tasse, aumentare la spesa, come hanno fatto alcuni paesi nel 2008 e 2009 per fronteggiare la crisi economica mondiale. Ma se uno ha un debito già elevato, non può neanche fare questo. Allora, come si fa? Bisogna ridurre il debito pubblico. Si può fare, molti dicono non si può fare. L'altro giorno ero Agora, due o tre giorni fa, e c'era Cirino Pomicino che sosteneva due cose, prima di tutto che il debito era stato creato dalla Seconda Repubblica e poi che si poteva, cioè, poi vi dico la seconda cosa, la prima cosa è sbagliata, il debito pubblico italiano è cresciuto molto rapidamente negli anni 70 e 80, siamo arrivati al 1992, il debito pubblico era al 124% del PIL, adesso siamo al 132%, quindi non siamo riusciti a ridurlo, ma si è aumentato soltanto leggermente, diciamo. Il secondo punto che Cirino Pomicino faceva è che non si può risolvere, ci vuole un'operazione di abbattimento del debito, non si sa bene cosa avesse in mente, quando poi qualcuno ha detto ma una patrimoniale, dice no, non è una patrimoniale, non voglio una patrimoniale, ma non si sapeva cosa voleva dire. Ma molti cercano soluzioni
innovative, ingegneria finanziaria per risolvere una cosa che secondo me può essere risolta soltanto facendo quello che tutti i governi responsabili hanno fatto in passato, tranne quelli che hanno fatto bancarotta, quelli che non sono responsabili, ma delle volte sono stati obbligati, e cioè quello, come una famiglia che è indebitata, che cosa fa? O cerca di guadagnare di più, oppure taglia le spese. Per uno Stato guadagnare di più vuol dire aumentare le tasse, e noi non lo dobbiamo fare perché il livello delle tasse italiane è già troppo elevato, si tratta di lavorare sul lato della spesa. Allora, la buona notizia qui è che non occorre sul lato della spesa, se l'obiettivo è soltanto quello di ridurre il debito, non occorre fare cose straordinariamente difficili sul lato della spesa in questo momento. Cosa bisogna fare? Se noi riusciamo a bloccare, non tagliare, ma bloccare la crescita, congelare la spesa primaria, cioè la spesa netta degli interessi, ai livelli del 2017, in termini reali, cioè al netto dell'inflazione, se noi lo facciamo per 3 anni, raggiungiamo il pareggio di bilancio nel 2020. Perché? Perché stiamo crescendo ad un tasso non eccezionale, cresciamo sempre meno della media dell'Europa, però stiamo crescendo ad un tasso dell'1,5%, forse andremo anche al di sopra di questo livello. Se non ci sono shocks, potrebbero esserci, ma se non ci sono shocks, questo aumento del PIL, della crescita, fa aumentare le entrate dello Stato. Quello che bisogna fare è semplicemente resistere alla tentazione di andarsi a spendere questi soldi. Tesoretto. Come? Si chiamerebbe tesoretto. Non ho capito. Si chiamerebbe tesoretto. Beh, insomma, tesoretto, sono un tesorone, mica tesoretto. È un tesorone. Questo ci consentirebbe di portare nel giro di 3 anni il debito dal 2,1% dove dovremmo essere più o meno quest'anno allo zero. Di nuovo, quello che è necessario è bloccare la spesa in termini reali, che vuol dire che se l'inflazione è dell'1%, la spesa può aumentare dell'1%. Facciamo questo per 3 anni, pareggiamo il bilancio nel giro di 3 anni. Una volta che il bilancio è in pareggio, cosa che nella storia d'Italia è successa soltanto nel 1875 e nel 1876, una volta che abbiamo raggiunto il pareggio di bilancio, il debito non aumenta più in termini di euro. Ma rispetto alla dimensione dell'economia, il PIL si riduce gradualmente. Siccome non è impossibile ipotizzare un tasso di crescita del PIL nominale, non reale, incluso l'inflazione, del più o meno 3% all'anno, come il rapporto del 132%, il denominatore, il PIL cresce più o meno del 3%, il rapporto tra debito e PIL si ridurrebbe di più o meno di 3 punti e mezzo all'anno, un po' di più se riusciamo a fare privatizzazioni. È una ricetta semplice. Ci vorrebbe molto tempo per portare il debito al 60%, però i nostri lavori fanno vedere, lavori statistici, econometrici, fanno vedere che se un paese riduce il debito a questa velocità, la probabilità di una crisi si dimezza. La probabilità di una crisi tipo quella del 2011-2012 si dimezza, perché quello che fa succedere le crisi non è solo il debito alto, è un debito alto e crescente. Se noi mettiamo il debito su un sentiero di discesa e poi c'è uno shock al PIL, PIL scende, quindi il debito smette di scendere, ma non ricomincia a salire. E questo in qualche modo tranquillizza i mercati. Vedi, non è una cosa impossibile. Bisogna resistere alla tentazione di andare a spendersi i soldi che arrivano dalla maggiore crescita. Non è purtroppo quello che è successo finora. In parte perché abbiamo effettivamente aumentato la crescita, il tasso di crescita della spesa negli ultimi 2-3 anni, ma poi soprattutto perché abbiamo deciso di tagliare la tassazione senza rinviando gli obiettivi di pareggio di bilancio. Sono 5 anni dal 2012 che noi ogni 6 mesi rivediamo i nostri obiettivi di finanza pubblica. Noi quest'anno, nel 2017, sulla base in particolare del
dei piani del governo Renzi dell'aprile 2014, quest'anno dovevamo avere una differenza tra entrate e spese al netto degli interessi, cioè un surplus primario. Il surplus primario rispetto al PIL doveva essere del 4,6%. A forza di rivedere gli obiettivi siamo all'1,7%. Perché allora abbiamo deciso di introdurre il bonus, tagliare questa tassa e così via. Ci siamo mangiati, addirittura il surplus primario è più basso di quello che avevamo nel 2012 e nel 2013. Ci siamo mossi in direzione opposta. Il deficit si è ridotto perché scendevano gli interessi per quello che sta facendo la Banca Centrale Europea, però in termini di quella che era la posizione sottostante ci siamo indeboliti. Perché l'abbiamo fatto fondamentalmente per motivi che credo elettorali, perché c'è sempre in Italia un referendum da vincere oppure un'elezione da vincere, allora si pensa al breve periodo. Un chiarimento, e poi vi parlerò di che cosa si può fare sul lato della spesa, ma un chiarimento. Quando io dico è sufficiente che noi congeliamo la spesa per raggiungere il pareggio di bilancio in 3 anni, poi il debito si stabilizza in termini di euro, scende in termini di rapporto sul PIL, io non intendo dire che questa sia necessariamente la cosa migliore da fare, io credo che si possa andare più avanti, perché noi abbiamo anche bisogno di ridurre il peso della tassazione. Quindi io credo che non sia sufficiente bloccare la spesa in termini reali, congelarla, io credo che vada un po' tagliata, forse anche per raggiungere il pareggio di bilancio prima del 2020, ma poi soprattutto per ridurre la tassazione. Però quello che ho detto è che se l'obiettivo è semplicemente risolvere il problema del debito, si può fare in maniera piuttosto semplice, non c'è bisogno di sangue, sudore e lacrime, non è un'austerità impossibile. Quelli che dicono, ah guarda, basta austerità, se vogliamo ridurre il debito dobbiamo anzi spendere di più. Spendere di più perché questo fa crescere l'economia, aumenta le entrate, oppure dobbiamo tagliare le tasse senza tagliare la spesa, perché questo rilancia l'economia, questo lo dicono quasi tutti al momento. Lo dice centrodestra, lo dice centrosinistra. Tagliamo le tasse, questo fa ripartire l'economia, basta austerità, il debito si riduce. E purtroppo chi ci ha provato in passato, ci ha provato a partire da Reagan negli anni 80, non c'è riuscito. Il debito pubblico americano è aumentato di 20 punti percentuali negli anni 80, quando Reagan, e adesso più, quando Reagan ha cercato di fare questo, e adesso più o meno il nuovo Reagan americano, il presidente Donald Trump, sta un po' facendo la stessa cosa. Non è corretto rispetto a Reagan chiamare il nuovo Reagan americano, sarebbe un insulto per Reagan. Comunque il presidente americano Trump sta cercando di fare più o meno la stessa cosa, non credo che funzionerà. Quindi credo che sia necessario tagliare le tasse, tagliare la spesa per finanziare una riduzione della tassazione, ma dobbiamo senza dubbio evitare di tagliare le tasse se non siamo sicuri di raggiungere il periodo di bilancio in tempi brevi. Tassi di interesse aumenteranno nel giro di 2 anni, non ci sarà più Draghi alla guida della Banca Centrale Europea, ci accorgeremo di quanto può essere pesante il nostro debito. Allora, come facciamo a mantenere la spesa costante o addirittura a tagliarla? Allora, io qui ci ho lavorato come commissario sulla revisione della spesa. Una cosa da chiarire prima di tutto è che la spesa pubblica, a parte gli interessi, è fatta soltanto di 3 cose. Acquisti di beni e servizi, cioè cose che lo Stato compra, stipendi pubblici e soldi che lo Stato, trasferimenti, soldi che a vario titolo lo Stato da alle famiglie o alle imprese. Allora questo vi fa capire perché è difficile tagliare la spesa pubblica. A parte gli acquisti di beni e servizi su cui si sta lavorando, le altre 2 cose, stipendi, dipendenti pubblici o soldi che lo Stato da qualcuno, ovviamente suscitano lamentele direttamente da parte di quelle persone o dipendenti pubblici o famiglie e imprese che ricevevano soldi dallo Stato che non ricevono più soldi dallo Stato. Ma questa è la premessa generale. Per questo io dico, ci vuole un partito politico, un leader politico che abbia coraggio di dire guardate, magari qualcuno adesso si lamenterà, però per il bene comune dobbiamo farlo. E questo consente di ridurre la tassazione.
Questo è il discorso da fare. Allora, che cos'è che, adesso mi domando, da dove partirebbe? Io posso dire da dove partirei, però poi la lista è molto lunga. Tanto per cominciare, eliminerei tutti questi bonus che sono stati introdotti negli ultimi anni. Non parlo degli 80 bonus del 2014, quella è un'operazione di detassazione che rientra nel più generale problema di se possiamo detassare senza tagliare la spesa. Io non credo, ma di per sé che si è ben fatto, ma però, tuttavia, questa operazione di detassazione tant'altro di per sé poteva anche andare bene se fosse stata finanziata da un taglio di spesa. Ma ci sono stati altri tipi di bonus che sono, credo, difficilmente giustificabili dal punto di vista dell'interesse comune del paese. Il bonus dato ai diciottenni è chiaro che viene dato perché a 18 anni questi acquisiscono il diritto di voto e quindi si spera di influenzarli, che poi sono andati a spendersi spese di cultura eccetera, libri, che libri sono andati a comprare, cinema, tutti i film sono andati a vedere. Poi c'è il mercato secondario, sapete anche di queste cose, c'è chi ha rivenduto il diritto di comprare e poi è stato dato a tutti, anche i figli dei più ricchi. Il bonus mamma, noi abbiamo un bonus bebè, bonus mamma, noi abbiamo un grosso problema di crollo demografico, ma non si può risolvere con qualche centinaio di milioni, quelli sono soldi buttati via. Ci vorrebbe un programma molto costoso, tipo quello che hanno messo in piedi in Svezia, che noi al momento non ci possiamo permettere. Però dare un po' di soldi a pioggia qui e là, di nuovo, non serve a niente. Una cosa, eliminerei un po' di queste cose che sono state introdotte. Seconda cosa, questo bisogna partire dalle cose che si possono fare prima nel breve periodo e poi quelle che si possono, che richiedono più tempo. Le cose che possono fare, che possono essere fatte nel breve periodo, sono quelle che comportano il trasferimento di soldi da parte dello Stato a qualcuno. Allora andiamo a riaprire la questione dei trasferimenti che lo Stato fa a giornali, televisioni private, ai scuole, università private, all'autotrasporto, all'ippica. Tutte queste cose dovrebbero essere riviste e ridotte. In parte si sono ridotte l'autotrasporto, qualcosa si è fatto in conseguenza del fatto che i prezzi del petrolio siano abbassati, però c'è ancora da fare. Questi sono i cosiddetti trasferimenti alle imprese private, che in realtà non sono tanto imprese, ma sono soprattutto giornali, televisioni. Anche nell'ultima, il recupero del canone, sapete che adesso il canone si mette in bolletta, che ha consentito di recuperare almeno 600-700 milioni, metà di questi sono andati alla RAI per aumentare la spesa, l'altra metà, una parte sarà tenuta allo Stato, per fortuna una parte sarà tenuta, quindi andata in qualche modo al risparmio, se così si può dire, un altro centinaio di milioni sono andate alle televisioni private. Perché? Poi c'è tutta la parte che riguarda le imprese pubbliche e lì si parla di trasferimenti soprattutto alle ferrovie e al trasporto pubblico locale, trasferimenti al trasporto, e lì si tratta di diversi miliardi. Quest'anno sono stati tagliati nel budget del 2018, nel bilancio del 2018 sono stati tagliati i trasferimenti alle ferrovie. Fondamentalmente è stato un taglio della spesa di investimento, ma non è una cosa del tutto sbagliata, tenendo conto che secondo me le ferrovie fanno anche investimenti che non sono giustificati. Il professor Ponti di Milano ha scritto di recente un bel libro che parla proprio degli sprechi nel settore dell'investimento ferroviario. L'altra considerazione è che questi trasferimenti che vengono fatti al settore pubblico, al settore delle imprese pubbliche, ai trasporti, stanno a fronte di tariffe che sono troppo basse. Allora, io stamattina a Milano ho preso il treno, ho preso la metropolitana per andare in stazione, ho pagato 1,50 euro. Il costo effettivo del biglietto è parecchio più alto di 1,50 euro. Se confrontate i prezzi dei biglietti in Italia, nelle metropolitane e all'estero, vedete che sono molto più bassi. Come sono più bassi gli abbonamenti. Poi ho preso un treno a alta velocità, l'ho pagato meno di quanto l'avrei pagato in Francia, nel Regno Unito, negli Stati Uniti, e io sono sussidiato dalle vostre tasse.
agli italiani evidentemente piace sussidiare gente che ha un reddito come me che è abbastanza elevato per consentirmi di viaggiare in alta velocità, non gratis ma a un prezzo più basso di quello che dovrei pagare e di quello che viene pagato all'estero. C'è tutta questa questione delle tariffe. Poi la lista è lunga, io rivedrei anche se basso un po' le spese militari. Secondo me la nostra, non ci possiamo permettere, questo è il concetto fondamentale, che cos'è che ci possiamo permettere. Io non credo che in questo momento ci possiamo permettere di avere missioni all'estero, per esempio, missioni di pace all'estero. Ogni anno vengono rinnovate, adesso si rinnovano ogni 2 anni. Quest'anno abbiamo messo in bilancio il finanziamento del 2018 e 2019. Ci sono tutte le poi vari privilegi particolari di diverso genere che ancora non sono irrilevanti, quelli vanno fatti, le spese comprese del Parlamento, eccetera, così, queste vanno fatte più in termini simbolici, le auto blu, eccetera, che per spese sostanziali. Poi c'è l'enorme capitolo delle pensioni. La nostra spesa pensionistica è tra le più alte, forse la più alta, secondo me la più alta tra i paesi avanzati, anche al netto della cosiddetta assistenza. Quando qualcuno dice la spesa pensionistica è alta, ma c'è la spesa di assistenza che viene classificata come spesa per pensione, no, anche al netto della spesa di assistenza noi abbiamo spesa per pensione tra le più alte tra i paesi avanzati. Perché? Perché in passato molti pensionati sono andati, è stato un problema di invecchiamento, però non è tutto. Una buona parte è dovuta al fatto che in passato i pensionati sono andati in pensione con pensioni più alte di quanto corrispondeva ai contributi pagati, anche a livello non minimo ma anche a un livello abbastanza elevato. Io avevo proposto che che ci fosse un taglio fondamentalmente delle pensioni in essere e secondo me dal punto di vista costituzionale, ho parlato anche diversi esperti nel settore, si può fare. Negli anni 90 la Corte Costituzionale, sono due sentenze della Corte Costituzionale che dice che tagliare pensioni si può per necessità di finanza pubblica. Bisogna strutturare i provvedimenti in maniera adeguata. La spesa per pensioni dal 2007 al 2015 è aumentata del 12%. Il resto della spesa è rimasto costante in termini di euro. Che mi dice che qualcosa si è fatto per contenere la spesa? Tranne la spesa per pensioni, quella continua a aumentare. Il reddito medio dei pensionati rispetto al reddito pro capite italiano dal 2007 è aumentato di 15 punti percentuali. Ovviamente non perché i pensionati sono diventati ricchi, ma perché si sono protetti i pensionati rispetto alla crisi economica che noi abbiamo, molto forte, che noi abbiamo fronteggiato con una caduta del PIL, del reddito pro capite del 10%, i pensionati sono stati protetti. Credo che sia necessario, e tenete conto, quando si guarda in avanti, domani io vado in trasmissione dall'Annunziata, a questa trasmissione chiamata in mezz'ora, che conoscete, domenica pomeriggio alle 2:30, ci sarà la Camusso, io sarò in collegamento da Venezia, e si parlerà di questi temi nel caso siete interessati, ma se guardiamo in avanti, noi abbiamo fatto riforme molto importanti, che secondo le previsioni ufficiali ci dicono che la spesa per pensioni rispetto al PIL non aumenterà nei prossimi 30 anni. Però queste ipotesi, queste previsioni ipotizzano che il nostro reddito e la nostra produttività aumenti a un tasso di 1,75 punti all'anno per i prossimi 1,75 punti per i prossimi 3 anni, ogni anno. Nel passato, negli ultimi 20 anni, la nostra produttività è aumentata a zero. Se contiamo il periodo dal 1980 è più alta, ma non arriviamo a 1,75. Queste previsioni prevedono che la gente, il tasso di disoccupazione crolla. Si arriva nel giro di 30 anni a un tasso di disoccupazione del 5,5% in Italia. Nella media degli ultimi 30 anni il tasso di disoccupazione in Italia è stato del 9%, quindi sono previsioni piuttosto ottimistiche, potrebbero realizzarsi, ma non ci sono margini. Eppure quello che succede adesso è niente, ci avviciniamo alle elezioni e quindi rinviamo l'aumento dell'età pensionale. Si vive più a lungo, facciamo meno figli, il rapporto tra anziani e giovani si riduce
in questa situazione o gli anziani lavorano più a lungo, oppure accettano pensioni più basse, oppure si tassano i più giovani. Siccome i giovani sono già tassati molto, l'unica soluzione per gli anziani è lavorare più a lungo. Questa è una cosa da fare, però credo sia anche da rivedere il livello delle pensioni in ISA. Poi ci sono tutte le cose, con questo chiudo perché altrimenti sto dando via troppo tempo, poi ci sono tutte le cose che richiedono più tempo. Tagliare le persone è enormemente difficile dal punto di vista politico, però tecnicamente si può fare da un giorno all'altro. Poi c'è un mucchio di cose che invece richiedono più tempo, e tutte le cose che richiedono più tempo sono quelle cose che se fossero state iniziate 3 anni fa, ne vedremo adesso i risultati, però come non sono stati iniziati non vediamo i risultati. Intendo parlare della riforma della struttura dello Stato, della presenza dello Stato sul territorio, quante prefetture abbiamo, quante aziende delle entrate abbiamo, uffici delle entrate abbiamo sparsi in tutta Italia. C'è un'enorme capillarità della presenza dello Stato sul territorio nazionale che costa affitti, costa riscaldamento, costa illuminazione, costa pulizie e così via. C'è la questione delle forze di polizia. Abbiamo abolito la forestale. Qual è il risparmio provvisto dalla posizione della forestale? Zero. Per definizione, tutta la riforma Madia comporta un risparmio di zero, perché si è detto, ma noi non facciamo questa riforma per risparmiare. Come che la facciamo? Allora ovviamente si fa risparmio zero, perché facendo queste riforme si risparmierebbero anche in termini di personale, però siccome il personale non si vogliono, non si possono licenziare e non si possono neanche riutilizzare, allora cosa facciamo? Facciamo le riforme a costo zero, poi quando c'è bisogno di nuovi agenti assumiamo altre persone, adesso si stanno assumendo altre persone nelle forze di polizia. Quando noi comunque avevamo un numero di personale nelle forze di polizia che è il quinto più alto sui 44 paesi europei. Partivamo già e adesso stiamo assumendo nuovo personale. Perché? Perché ci sono le elezioni e quando invece sarebbe sufficiente trasferire personale che magari guidava nelle forze di polizia, che magari guidava l'autoblu al Ministero degli Interni, per esempio, e potrebbero essere utilizzati a fare quelle cose per cui adesso si assumono le persone. Abbiamo una sovrapposizione tra carabinieri e polizia in termini di presenza sul territorio che non si sta risolvendo. Sono progetti pilota in qualche parte d'Italia che sembra stia dando risultati, ma nella sostanza non si è fatto niente negli ultimi anni. C'è la questione dei piccoli comuni, si stanno riducendo, pochissimo, si stanno riducendo, 3-4 anni sono ridotti su 8.000 comuni, adesso saremo 7.900 o qualcosa. Perché? Perché bisogna dare incentivi e quindi spendere, perché per eliminare i piccoli comuni? Perché non fare loro, perché non lo applicare? Non lo so, si risparmierebbero soldi. La questione delle province, no, c'è stata una finta abolizione, nel senso che il personale è stato spostato da altre parti. Tutte queste cose richiedono tempo, farebbero risparmiare. Ultime due osservazioni. Una, le partecipate, c'è una riforma delle partecipate in corso, vedremo cosa ne salta fuori. Io avevo stimato che 2-3 miliardi si potevano risparmiare dalle partecipate locali, c'è però il fatto che parte di questi risparmi equivalgono proprio a aumentare i prezzi dei servizi, il concetto che era stato espresso prima, perché certe cose devono essere pagate dalla tassazione, dalla fiscalità generale e non da chi utilizza un certo servizio. Vedremo cosa salta fuori da questa riforma delle partecipate, il numero calerà, ma credo soltanto per fusioni, che non porterà a risparmi effettivi. L'ultima cosa che volevo dire riguarda un tema che su cui il 99,999% degli italiani e anche degli esperti pensano in maniera diversa dalla mia. Le spese di investimento. Allora, le spese di investimento sono sacre e tutti si lamentano il fatto che gli investimenti pubblici sono stati tagliati negli ultimi anni. È un errore clamoroso, bisogna rilanciare l'economia, facciamo più investimenti pubblici. Il
me gli investimenti pubblici sono importanti, però io metto nella scala di priorità prima ridurre il debito, poi ridurre la tassazione e poi se rimangono soldi, anzi. Terzo posto io metterei la pubblica istruzione, se ci sono soldi, secondo me è l'unica forma di spesa pubblica che forse vale la pena spendere in primi dati. E poi alla fine ci metterei gli investimenti pubblici, perché li metto al quarto posto, non è proprio in fondo, li metto al quarto posto. E noi abbiamo speso per decenni quasi 3% del PIL per investimenti pubblici, la Germania spendeva poco più del 2% del PIL. Non è che noi abbiamo strutture, infrastrutture così disastrose rispetto alla Germania. Le infrastrutture della Germania potranno essere migliorate, però con quelle infrastrutture la Germania cresce più o meno al doppio della nostra velocità, rispetto agli ultimi 20 anni molto più del doppio, perché la nostra crescita è stata praticamente zero. Perché? Perché noi spendevamo per investimenti pubblici e spendevamo male. Allora, secondo me la prima cosa, io credo che tagliare ulteriormente gli investimenti pubblici sia sbagliato, però mantenere il livello attuale degli investimenti pubblici sul PIL mi sembra ragionevole. Non andrei ad aumentare. La maggior parte dei miei colleghi economisti pensa che vada aumentata la spesa di investimento, ma io non sono convinto che riusciremo a spendere meglio. C'è ancora tanta corruzione in Italia, soprattutto nelle opere pubbliche. Allora, mi fermo qui, potrei andare avanti, la lista è molto lunga, se volete andate a rivedervi le schede della primavera 2014, fate su Google Cottarelli Slides 2014, vi ritrovate tutte le varie schede. Qualcosa è stato fatto, la maggior parte non è stata, delle raccomandazioni non sono state realizzate. Mi fermo qui e vi ringrazio.